Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Questo webinar che prosegue l'esperienza bella del Festival Francescano e l'esperienza bella dell'incontro in piazza. Grazie per essere qui con noi in questo incontro a cui teniamo in modo particolare. Doveva tenersi durante i giorni del festival, ma siamo molto felici di essere riusciti a recuperare ed essere qui questa sera. Continuiamo così anche con la nostra tradizione di proporre incontri online di approfondimento durante l'anno. Al festival abbiamo parlato di fiducia in tanti modi, in tante maniere e continuiamo a farlo questa sera, approfondendo un legame di fiducia che ci riguarda tutti. Nella fiducia tra noi come cittadini e il nostro sistema giuridico e politico. È proprio un rapporto essenziale, necessario per garantire il corretto andamento della democrazia. Ne discuteranno insieme i nostri ospiti, il presidente Luciano Violante, magistrato, parlamentare e autore, insieme a Stefano Folli, del libro Senza vendette. Testo edito dal Mulino e testo dal quale nasce l'incontro di questa sera. Ne parleremo poi con la direttrice Agnese Pini, giornalista e direttrice del quotidiano nazionale Network. Buonasera Presidente, buonasera direttrice, grazie per essere qui. Grazie a lei. Questo evento è stato realizzato, come avete visto, grazie al sostegno di COPFUND, Fondo Mutualistico, Lega Coop e alla collaborazione con il Centro San Domenico. Ed è per questo che è qui con noi il direttore, padre Giovanni Bertuzzi, a cui cedo la parola per l'introduzione. Buon incontro e buona serata a tutti. Grazie, sono particolarmente grato di questa collaborazione che abbiamo potuto stabilire. E mi avrebbe fatto piacere anche rimanere con voi questa sera, spero di poter recuperare in seguito, ma contemporaneamente qui al Centro San Domenico abbiamo una delle nostre conferenze dei martedì, ma mi sarebbe fatto particolarmente piacere seguire questo dibattito su questo libro che ritengo particolarmente importante sia dal punto di vista storico che dal punto di vista civile, perché questo libro parla della storia del nostro paese dal tempo delle Mani Pulite fino adesso e affronta i problemi che si sono verificati nel rapporto soprattutto tra la magistratura e la politica. È quindi un libro importante perché chi l'ha realizzato è un testimone di questa storia, perché è stato sia magistrato che politico e la sua presenza è una testimonianza importante. Da quello che ho potuto capire, mi sembra che la diagnosi fatta di questo periodo è che negli eccessi che si sono avuti al tempo di Mani Pulite in poi, sia da parte della magistratura che da parte del giornalismo, da parte dell'opinione pubblica, così si sia creato un processo tale che ha portato all'indebolimento sia della magistratura che della politica. Ecco, il libro credo che promuova alla fine lo sforzo di recuperare, soprattutto a contatto con la Costituzione, di recuperare il giusto ruolo che magistratura e politica debbano avere nel nostro paese,
e nel clima di fiducia del festival, senza vendette, cioè senza quel ricorso alla violenza che purtroppo ha contrassegnato questa storia. Io vi auguro una buona serata e spero che possiamo continuare questo dibattito. In particolare augurio a lei, a Presidente, autore di questo bel libro. Grazie. Grazie, padre. Grazie. Va bene, allora entriamo nel vivo della chiacchierata. Io, se lei è d'accordo, partirei proprio dalla parola chiave anche che dà il contesto a tutto il festival, che è fiducia. Assenza di fiducia, perdita della fiducia. Credo che sia davvero questo il sottofondo che lega tutte le pagine del libro e che ci arriva anche poi a spiegare il titolo del libro, no? Dall'assenza di fiducia alla necessità di trovare soluzioni che non prevedano la vendetta, che poi invece è un po' la sensazione che ha accompagnato gli ultimi 30 anni. Il primo capitolo si intitola 30 anni senza pace ed è davvero un po' forse la sintesi più onesta, no? Di come sono stati questa fetta di storia che ci separa da Mani Pulite. Mani Pulite, la sensazione appunto da lettrice, che in questo libro sia sì il contesto, sia l'humus storico, no? Su cui si fonda poi tutte le riflessioni, ma anche un po' il pretesto per andare oltre e portare queste riflessioni a un livello più profondo, che parte da quel trauma superato male che è stato Mani Pulite e che proprio ci porta a una destinazione ancora non chiara. Allora io vorrei in questa chiacchierata provare a capire qual è la destinazione, l'approdo che possono avere questi 30 anni e se possono averlo, ma comincerei, se è d'accordo, di nuovo con la parola fiducia. Cioè, quando è secondo lei che esattamente la perdita di fiducia si inizia a percepire davvero nel contesto storico, sociale, politico italiano? Perché non è stato immediato. Mani Pulite è stata accolta anche come una grande stagione di giustizia e si è trasformata in un secondo momento, no? Nella percezione di una giustizia invece non elaborata e quindi poi con degli effetti collaterali che, trascinandosi nel tempo, hanno creato questo scollamento di sfiducia tra politica, giustizia e poi inevitabilmente cittadini e opinione pubblica. Quando ha percepito che c'era questo passaggio, questo cambiamento, questa rottura? La ringrazio, direttrice, per questa domanda. Beh, innanzitutto i soggetti sono tre, come le ha detto, cioè magistratura, politica e cittadini. E via via la sfiducia o la fiducia si è giocata tra due di questi tre poli. Durante Mani Pulite c'è stata una sfiducia totale dei cittadini nei confronti del mondo politico, un timore da parte del mondo politico per il proprio futuro e come dire, un eccesso di fiducia della magistratura in se stessa, nei propri mezzi, nel proprio ruolo. Questo ha squilibrato i rapporti e devo dire che poi da quel momento in poi le cose non sono andate come saluto, insomma, in modo ordinato. Volta a volta c'è stata prevaricazione della magistratura sulla politica, prevaricazione della politica sulla magistratura, cittadini che hanno preso le distanze ora dagli uni o dagli altri. Ora, se posso permettermi, come dire, un punto di futuro, il problema adesso è il rispetto. Prima ancora della fiducia viene il rispetto, perché senza rispetto non c'è fiducia. E quindi io spero che questa possa essere una stagione in cui si cominciano a ricostruire le condizioni per il rispetto reciproco tra cittadini, magistratura e politica. Secondo lei, mentre parlava, mi veniva in mente questa riflessione a proposito della, non so, dell'eccessiva fiducia che la magistratura aveva in se stessa, no? Sì. Quindi l'effettiva fiducia nel potere della giustizia, sì, o nell'effettiva capacità della giustizia di fare giustizia. Con la G maiuscola, mi permetta, mi scusi il gioco di parole, ma ecco, questa stessa fiducia che poi può diventare arroganza, no? Facilmente, se non viene ben calibrata, l'avevano anche i partiti, quei partiti politici che a un certo punto poi si sono sfaldati e sono implosi proprio per Mani Pulite, o la politica era già debole all'epoca, 30 anni fa? Beh no, allora cerco di essere breve, naturalmente ripone una questione molto, molto importante, centrale. Dunque, il nostro sistema politico si è costituito in modo tale che le istituzioni, il Parlamento decidesse poco o nulla
e chi aveva il potere di decisione erano i partiti politici. Questo per una ragione specifica italiana, perché in Italia esistevano due blocchi, uno filo sovietico e l'altro filo americano, nessuno dei due si fidava dell'altro. C'era il problema che, ponendo regole rigide sulla decisione delle istituzioni, come per esempio in Germania, il vincitore avrebbe potuto approfittarne per utilizzare le istituzioni contro l'avversario. Di fronte a questa preoccupazione si decide che la magistratura abbia un elevatissimo livello di indipendenza per evitare che il vincitore potesse utilizzarla contro l'avversario, che il Parlamento si limitasse a rappresentare e non a decidere, perché la decisione spettava alla politica. In questo quadro, diciamo, fino a tutti gli anni 70, la politica è abbastanza autorevole nel paese, è stimata, i tassi di votazione sono 92-93%, quindi di partecipazione al voto politico, quindi c'è un tasso di... Tenga presente che poi in quegli anni è respinto un referendum proposto dai radicali sul finanziamento pubblico dei partiti. La maggioranza, non grande, ma la maggioranza dei cittadini respinge quel referendum, quindi è segno che c'è un rapporto di fiducia tra società e politica. Però poi cosa accade? Innanzitutto è accaduto prima, negli anni 70, che la politica dà alla magistratura il compito di liberare il paese dal terrorismo. Guardi, non di individuare e condannare i terroristi, ma liberare il terrorismo. Poi era fuori dalla mafia, poi era fuori dalla corruzione, cioè sono dati obiettivi politici alla magistratura, dalla politica. E qui viene fuori una legittimazione diversa della magistratura. La magistratura si legittima perché risponde a una domanda dei cittadini. Liberaci dal terrorismo, liberaci dalla corruzione, liberaci dalla mafia. E quindi la sua legittimazione non sta più nell'obbedienza alla legge, sta nella capacità di perseguire l'obiettivo. E questo ha portato alcune volte a forzare la legge, perché bisognava perseguire l'obiettivo, perché quello è l'obiettivo che la politica aveva dato e che i cittadini volevano che la magistratura raggiungesse. E qui si realizza lo squilibrio, mi sono spiegato, perché la magistratura rischia di avere una legittimazione pari o superiore a quella della politica. E ora, ecco, tornare a rimettere cose a posto è un po' complicato, ma i problemi sono questi, a mio avviso. Primo, riportare nelle istituzioni il potere di decisione. La rappresentanza deve essere dei partiti, ma la decisione deve essere delle istituzioni. Secondo, attuare un clima di rispetto reciproco tra i cittadini, sono poi rispettano abbastanza, voglio dire, non è il problema, è il rapporto politica magistratura. Ci deve essere, bisogna aprire una stagione diversa, ripeto quello che ho detto prima, rispetto al passato. Secondo lei, ecco, diciamo che il senso, a proposito di sfiducia nelle istituzioni e anche nella giustizia, forse la sfiducia dei cittadini nella giustizia non è stata mai così bassa come negli ultimi anni, no? I casi anche di cronaca, da Palamara in poi, ci raccontano in fondo questa degenerazione progressiva e questo scollamento. Secondo lei siamo arrivati a questo punto proprio per quello che diceva, cioè perché a un certo punto la giustizia si era arrogata degli obiettivi politici, no? Anche nell'immaginario collettivo dell'opinione pubblica, cioè la giustizia aveva sostituito la politica rispetto al conseguimento di alcuni obiettivi civili, morali e anche politici a tutti gli effetti. È stato questo che poi ha causato questo un crollo forse inedito, no? Anche rispetto ad altre realtà che appartengono al nostro mondo occidentale. Cioè, mentre la degenerazione della politica può trovare qualche termine di paragone altrove, questo distacco, questa delusione rispetto alla giustizia è proprio un fenomeno molto italiano, molto nostro. Ma io vorrei partire da un punto. In Italia sono stati uccisi 21 magistrati dai terroristi o dalla mafia. Nessun paese civile ha avuto un così alto numero di magistrati. 11 giornalisti sono stati uccisi da mafia e terrorismo. Quindi voglio dire, abbiamo le due frontiere, quella della legalità e quella dell'informazione, sono state le più colpite. E questo, come dire, in qualche modo non rende normali, mi permetto questa espressione, le relazioni all'interno di un paese, quando è uno squilibrio così potente e così forte tra legalità e illegalità. Quindi a mio avviso tutto questo ha dato alla magistratura un prestigio particolarmente rilevante. Poi naturalmente quando poi passa il tempo delle stragi, per fortuna degli omicidi, si comincia a ragionare caso per caso
E si dimentica un punto di fondo, però, che a differenza dell'ingegnere e del medico, il magistrato ha davanti due soggetti, sempre, a uno dei quali deve dare torto. Quindi la metà degli utenti della giustizia è comunque scontenta. Non so se è chiaro questo ragionamento. E quindi si innesca nel paese un sentimento di rivalsa contro di chi si sente giustamente penalizzato. Aggiunga che l'esercizio di quei poteri di carattere politico che lei accennava prima, quelli che sono stati delegati dalla politica alla magistratura, ha fatto sì che la magistratura si senta sovrana, detentrice di una sovranità. E questa l'ha portata a giocare proprie partite come se trattasse un potere politico. Gli incontri di cui parla il dottor Palamara, no? Nalbere, che cosa, eccetera, decidere chi deve andare, non il migliore, ma il peggiore. Chi deve andare a fare il procuratore di Roma perché possa coprire me e accusare l'altro. Insomma, questo è il punto drammatico di quella vicenda. E quindi tutto questo certamente ha creato una situazione di fastidio, di respingimento da parte dell'opinione pubblica nei confronti della magistratura. Poi è chiaro che si fa tutto il buon fascio, si fa, cioè, tutta la magistratura, tutta la politica, questo fa parte, come dire, dei meccanismi di formazione dell'opinione pubblica. Però certamente c'è stato la consapevolezza di avere una sovranità che la magistratura non deve avere, che le consentiva di conseguire obiettivi di carattere politico e che quindi le consentiva di comportarsi come interlocutore politico. Tenga presente una espressione, che la trattativa Stato-mafia, no? Che poi, certo, si è rivelata una bufala, così come mi era capitato di dire più volte in tempi non sospetti. Stato-mafia, quelli che agivano erano Stato, no? Erano Stato anche loro. E cos'è questo porsi fuori dallo Stato? Cioè, che cosa significa che il vero Stato siamo noi e quello non lo è? E certamente nel nostro paese c'è una storia, parliamo a Bologna, c'è una storia particolarmente drammatica di uso delle istituzioni pubbliche per deviare l'accertamento della verità. E quindi questo c'è stato. Però io trovo che il parlare in questo modo così generico e inappropriato di Stato, nello Stato come nella società c'è del buono e c'è del non buono dappertutto. Però schiacciare tutto quanto ciò che è pubblico sul versante della corruzione, sul versante della trattativa con la mafia e così via, credo che sia stato un errore drammatico. Devo dire che hanno determinato non la magistratura, ma alcuni magistrati in particolare. Senta, lei ha usato... E se mi permette, lì c'è stato un singolare, come dire, sintonia tra la magistratura d'accusa e i mezzi di informazione su questo punto. Dico che esiste il giornalismo di riporto, cioè quello caratterizzato da prendere le notizie dalle procure della Repubblica o da sotto i procuratori e portarle al giornale, senza fare alcuna analisi, senza fare alcuna valutazione e così via. Questo credo che sia un problema abbastanza grave del nostro paese. Perché forse c'è stata appunto una sovrapposizione, una commissione di sistemi di potere sbagliati, certo, usati in modo sbagliato, in cui anche l'informazione giocava... Certo. Un ruolo rispetto all'esercizio di un potere. Un ruolo servente nei confronti di uno dei poteri, di quello giudiziario. Non è un ruolo autonomo. Lei poco fa ha usato una parola centrale, no? Rispetto a come se ne esce, che è quella è rispetto, mi ha colpito molto. Ma per arrivare lì, cioè per arrivare alla questione del rispetto tra i poteri, del rispetto... tra istituzioni, del rispetto anche tra le intermediazioni che esistono, no? Tra i cittadini e i poteri, quindi a proposito del ruolo dell'informazione come intermediazione sana tra poteri e opinione pubblica. Però prima di arrivare lì, torniamo a fare un passo indietro, torniamo al contesto delle origini di queste distorsioni. C'è un capitolo del libro, un capitolo centrale, che mi ha colpito moltissimo anche il titolo, perché è il quarto capitolo, l'irrisolta modernità degli anni Ottanta, le sue conseguenze. In questo capitolo c'è un po' l'essenza, no, di tutto, cioè di quello del germe che poi provoca una serie di fatti, distorsioni che portano a Mani Pulite. Ma che cos'è l'irrisolta modernità degli anni Ottanta?
Ma perché negli anni 80 abbiamo un fenomeno nuovo, si rompe il patto costituzionale tra DC e PC, che aveva retto fino a tutti quanti negli anni 70 la vita politica italiana. Non si faceva sostanzialmente nulla né contro la DC né contro il PC, tanto perché era così. E c'era un doppio standard, in Parlamento si lavorava insieme per i risultati e l'interesse comune del Paese e nelle piazze ci si combatteva. Cioè c'era questo, il Parlamento è il luogo dove si parla con l'avversario per decidere, non ci si scontra e basta. Lo scontro avviene sulle piazze, c'era questo meccanismo. L'assassinio di Moro negli anni 70 può accadere questo. Matura il femminismo e i partiti sono maschilisti. Matura l'ambientalismo e i partiti sono industrialisti. Viene meno la grande fabbrica, che è il luogo per la robotica che interviene. E la grande fabbrica tradizionale, quella della catena di montaggio, era il luogo in cui tutti i partiti e tutti i sindacati incontravano tutti insieme migliaia e migliaia di loro referenti, ciascuno dei quali poi andava a riportare il messaggio politico nel quartiere, nella città, nella provincia dove abitava. E quindi la grande fabbrica era un meccanismo grande di trasmissione politica, no? Ora, caduta la grande fabbrica, venuto meno, sopravvenuto l'ambientalismo, sopravvenuto il femminismo, il terrorismo di destra dimostrava con le responsabilità di alcuni apparati dello Stato, dimostrava che la DC non controllava più gli apparati pubblici. Il terrorismo di sinistra dimostrava che il PC non controllava più la società, perché il patto era questo: io controllo lo Stato e tu controlli la società. E a questo punto il sistema comincia a sfrangarsi. In questa difficoltà c'è il progetto di compromesso storico di unità nazionale. Ora la DC, lei è troppo giovane per non può ricordare questa cosa, ma la DC era contraria, ma si fidava di Moro. Il PC era contrario, ma si fidava di Berlinguer. Venuto meno Moro, uno dei due, la partita si chiude. Tant'è che nell'80, quando c'è il congresso della DC, l'onorevole Forlani presenta un documento nel quale è scritto: mai nessun raccordo di governo, né periferico, né regionale, né centrale, col PC, ogni rapporto politico solo col PSI. La DC si consegna così a un solo partito, emerge Craxi, che interpreta la modernità. Ceti nuovi, che sono ceti di professionisti, gente annoiata dal coperchio di CPC sulla società italiana, e Craxi interpreta questa novità e la interpreta inframettendosi tra la DC e il PC, ponendo la questione della trattativa per la vicenda Moro, per il sequestro di Aldo Moro, ponendo una questione molto forte di sovranità nazionale anche. Perché quando c'è a Sigonella, Craxi punta i piedi contro gli americani, è la prima volta che l'Italia punta i piedi contro gli Stati Uniti. Gli anni 80 sono l'unico decennio in cui finalmente la DC perde la presidenza del Consiglio e va due volte Spadolini e poi Craxi. C'è il referendum sulla scala mobile negli anni 80, quando si dimostra che si possono fare accordi sul lavoro senza trattare col PC e con la CGIL. Insomma, negli anni 80 accadono una serie. Allora, c'è una modernità, in questo c'è una modernità, però cosa accade? Che la sfera pubblica va ai vertici. Perché? Perché è una società che comincia a scollarsi, separarsi dai partiti, i governi all'epoca investono moltissimo nella spesa pubblica, pensioni e così via, per mantenere un consenso sociale. E poi alla fine degli 80 ci sarà la crisi, il debito pubblico enorme per la caduta del muro di Berlino e così via. Ecco, questo è una breve sinossi, come dire, storica di quello che è accaduto in quegli anni. Però gli anni 80 sono una modernità, ecco, apparente, a mio avviso, perché la Milano da bere, non so se questo tipo di cose qui, dove sotto uno sfavillio di luci c'è in realtà qualcosa di non risolto. Rino Formica parlò di nani e ballerine come la platea della quale parlavano i dirigenti del suo partito, il Partito Socialista. Ecco, tutto questo è venuto fuori, no? E aveva il segno della modernità. DC e PC non capirono che c'era un certo uomo che stava emergendo, quello in particolare dei professionisti, persone di 35-40 anni che volevano avere una propria visione anche in qualche modo edonistica della realtà, che il bacchettonismo di DC e PC non consentiva. E in questo senso c'era una modernità
a mio avviso apparente, insomma. Quando lei dice, a un certo punto compare Craxi sulla scena, e Craxi è un politico che interpreta la modernità, sì. Interpreta forse questo sfavillio di luci, no, che nasconde sì. Appunto una serie di questioni risolte. Ecco, mi viene in mente, per associazione di idee, un altro personaggio politico che in realtà compare sulla scena politica, pubblica, più di 10 anni dopo Craxi, ma che forse anche lui in un certo senso interpreta la modernità, nel senso che coglie un passaggio storico che era in atto e lo trasforma in un progetto politico, ed è Silvio Berlusconi. Sì. Si parla in questo libro. Ecco, quello che volevo chiederle è se secondo lei, pur con i dovuti distinguo anche storici, dei momenti storici in cui questi personaggi sono calati, sono più le somiglianze o le differenze tra Craxi e Berlusconi? Parliamo ovviamente da un punto di vista politico. Ma le differenze, secondo me. Craxi è un dirigente politico di primissimo ordine, di grande capacità, che pone una questione istituzionale, politico-istituzionale di fondo. Primo, bisogna rompere il rapporto tra i due partiti maggiori che schiacciano il paese. Secondo, bisogna portare la decisione all'interno delle istituzioni. Questo è quello di Craxi, no? Che sono due temi politici, la grande riforma, ecco, tutti questi temi, il presidenzialismo che lui pone sul tappeto, un rapporto diverso col movimento sociale, tutti quanti temi nuovi. Berlusconi no, Berlusconi è un uomo della società, dell'impresa, che rovescia il meccanismo politico dicendo io sono società contro la politica. Non dice io sono per la politica, come dice Craxi. Craxi dice Berlusconi dice sono società contro la politica. E da quel punto comincia un meccanismo per cui primo Berlusconi e tutti quanti gli altri gli vanno dietro, parlano male della politica. Cioè noi abbiamo avuto un'antipolitica della politica. All'interno del mondo politico si parla male della politica, no? Col suo lavoro l'ha seguito perfettamente questo tipo di processo. Io dico, un po' scherzando, un po' sul serio, ma se un fornaio dice che sono i vermi nella farina e i topi nel negozio, tu dici ci vai a comprare il pane? No. Evidentemente, se i politici parlano male del loro lavoro, di se stessi, delle proprie istituzioni, è chiaro che si verifica una divaricazione. Berlusconi è responsabile, ha portato in campo l'antipolitica moderna, però gli altri sono colpevoli di averlo seguito pedissequamente. Una delle cose che sembrò assolutamente fuori, come dire, della tradizione, furono i manifesti 6x3 che fece Berlusconi nel 1994 nella campagna elettorale. Erano enormi, no? Tutti quanti criticavano, poi tutti li hanno fatti dopo. Ma pochi giorni dopo, e mica 10 anni dopo. Berlusconi è stato imitato continuamente. Ecco, mentre Craxi non è stato imitato. Berlusconi è stato imitato continuamente, anche perché Craxi non si trova in una fase in cui i partiti sono molto deboli ancora. Invece Berlusconi si trova in una fase in cui i partiti sono molto deboli e lui ha dato il suo contributo a indebolirli tramite le reti Mediaset sulla vicenda di Mani Pulite. C'erano le reti Mediaset, erano appollaiate sotto i gradini del Palazzo di Giustizia di Milano, no? Costantemente. Quindi ha ritenuto di farlo, era un suo diritto, insomma. Però io vedo molte differenze tra l'uno e l'altro, al di là di alcuni toni esteriori, in realtà sono due personalità molto diverse, a mio avviso. Craxi ha incarnato in un certo senso, no? La colpevolezza rispetto alla stagione di Mani Pulite, soprattutto nei contemporanei, è stato davvero il simbolo negativo di quella fase storica, no? e quindi delle macchie della politica che poi hanno generato questa progressiva disaffezione verso l'antipolitica cominciata con Berlusconi. Secondo lei quel giudizio riletto oggi, 30 anni dopo, è stato un giudizio troppo feroce, è stato un giudizio giusto? Cioè col distacco della storia, 30 anni sono un tempo sufficiente per provare a fare una morale alla storia. Crede che sia stato un giudizio eccessivo? Ma dunque, guardi, il PSI di Craxi si trova in una situazione che è una situazione che porta alla corruzione qualunque tipo di organizzazione. Quando tu hai un potere molto superiore alla rappresentanza, a quello che rappresenti, sui tuoi treni salgono persone che non conosci, ma sono saliti per mettere le mani sul bottino.
il PSI aveva 13, 14, 15%, aveva un potere enorme nel nostro paese e non aveva neanche i quadri per coprire questo, come dire, questo rapporto, questo gap tra il potere e la rappresentanza. E quindi sono entrati persone assai discutibili, insomma, nel partito, in forme di direzione, eccetera. Primo. Secondo, la divisione in correnti del PSI ha portato alla corruzione, perché la corruzione dei partiti privi di correnti non c'era, perché non c'erano dei soggetti, solo il partito che deve soldi, insomma, non i singoli capi correnti. I partiti divisi in correnti invece erano esposti alla corruzione. E quindi anche questo, come dire, ha creato dei problemi rilevanti per il PSI. Il giudizio su Craxi, io trovo che parlare di Craxi sempre come imputato non gli si rende giustizia. È stato imputato, condannato, latitante, formalmente latitante, ma è stato un grande uomo politico. Insomma. Guardi, io trovo che un'analisi di particolare rilievo fece Craxi nel famoso discorso, quello sui soldi dei partiti, no? Che fece la Camera, tutti ricordano. Lui disse una cosa, al di là di dire i soldi li hanno presi tutti, che non era la cosa importante era un'altra. Dice, non si può fare di questa questione una questione che irrisolta contro la Repubblica, perché altrimenti prevarranno la disgregazione e l'avventura. Poiché i partiti non ebbero il coraggio di affrontare quel problema, poi prevalsero la disgregazione e l'avventura. Craxi questo l'aveva previsto, ma perché era un dirigente politico che capiva quali erano i processi che si mettevano in corso con questa caccia al politico Forlania che si fermò in un ristorante, si ricorda, dovete abbandonare un ristorante perché il camion non voleva servirlo, Almirante non fu, lo cacciarono da un autogrill, insomma, voglio dire, il punto era questo, si è portato nella politica, Craxi ha portato elementi di forte distinzione rispetto alla situazione precedente. E io credo che i giudizi che lo interessano, se portati solo sul piano penale, non fanno capire quasi nulla di Craxi. Mi scusi, sono stato un po' lungo, cercherò di essere più breve dopo. No, anzi, è molto interessante avere questi affreschi così, così lucidi. Senta, c'è un tema, no, che si ricollega, che parte da Craxi, parte da Manipulite, poi inevitabilmente arriva a Berlusconi e alla stagione dell'antipolitica che nasce da lì, nasce da quel 1994, che attiene alla questione morale rispetto alla politica. Cioè, arriviamo a un certo punto in cui c'è un distacco, che prima invece sembrava più netto nei partiti della Prima Repubblica, tra i partiti e le questioni morali, ciascuno secondo i propri valori, nel PC, nella DC in maniera evidente, ma anche nel Partito Socialista. A un certo punto invece arriva un distacco tra le questioni morali e valoriali e i partiti di riferimento. Questo rispetto alla stagione di Forza Italia e del PDL si sente in modo molto forte. E vediamo come in quegli stessi anni invece il centro-sinistra... È andata via la voce... Mi sente? Adesso sì, diceva rispetto alla stagione di, e poi carità ha colto la voce, mi scusi. Parlavo della questione morale, della questione, sì, questo morale. Colto. Ma guardi, lei ha colto perfettamente un punto, nasce l'indifferenza alla questione morale. La questione, cioè il rapporto positivo tra moralità, tra etica pubblica e partito e politica è stata una, come dire, una linea che ha attraversato tutti i primi, fino a tutti gli anni 70, il nostro paese. Non è che non ci siano stati episodi di corruzione, però ecco, erano episodi. E poi in genere c'era una reazione determinata, guardi, non immediata, ma al governo successivo il ministro che era stato accusato di qualcosa di sbagliato o perdeva il posto di ministro o andava in un ministero molto meno importante. Quindi c'era un meccanismo, in quell'interno della DC c'era una presa d'atto di un certo tipo di situazione e si reagiva in un certo modo. Comunque non si era mai messo in discussione che la politica dovesse avere anche un connotato di etica. Ma quando
la disinvoltura, insomma, che caratterizza gli anni Ottanta, stacca. Chi parlava di questioni etiche non aveva cultura di governo, non so se lei, no, lei non può ricordarlo perché è troppo giovane. C'era questa storia di Parvadori, non è la cultura di governo. Io mi ricordo, guardi, se mi è permesso, in quegli anni mi era capitato di fare in una città italiana un dibattito con un dirigente socialista importante, di grande, che io stimo molto, di grande intelligenza, il problema dell'etica e della politica. Lui diceva: voi sbagliate tutto per due ragioni. Primo, voi dite convento ricco e monaci poveri. Noi invece diciamo monaci ricchi, convento povero, prima o dopo diventa ricco anche il convento. Era partito parlamentare, era questo il meccanismo. Partito era il convento e parlamentare era il monaci. Poi dice: voi dite che tutti hanno dei diritti, e lì sbagliate in fondo. Perché se tutti hanno i diritti, quando riuscite a garantirli, quelli hanno avuto quello che si aspettavano. E quindi non vi sono grati. Noi invece diciamo: nessuno ha diritto a niente. Si mettetevi in fila tutti quanti, e prima o dopo qualcuno, ognuno avrà qualcosa. Quindi chi ha qualcosa è contento perché mi è stato detto che non aveva diritti. Ce l'ha avuto, è stato un favore, quindi c'è grato. Gli altri, visto che quello che stava avanti a lui, l'altro, quello che stava avanti a lui ha preso qualcosa, prima o dopo toccare anche a me. E quindi ci sono grati. Io dissi così, finirei tutti in galera. La cosa fu ritenuta, come dire, una battuta di cattivo gusto, era di cattivo gusto certamente, però era abbastanza, come dire, prevedibile come tipo di conclusione della vicenda. Quindi ecco, devo dirle che c'è stata, è nata in quegli anni, è nata l'indifferenza alla questione morale. D'altra parte, la famosa intervista che fece Berlinguer sulla questione morale a Scaffari non risolveva questo problema, perché denunciava l'occupazione dello Stato da parte dei partiti. Sì, però non c'era un ragionamento su come si esce, perché non è che potevi uscire da questa questione inalberando la moralità. Dovevi ragionare su come si costruisce un meccanismo di non indifferenza a questa questione. E quindi quello fu un punto alto di denuncia, però al tempo stesso fu il punto in cui si rivelò la mancanza di una strategia politica diretta a combattere la corruzione con gli strumenti della politica. La sensazione è che proprio appunto in questa indifferenza rispetto alla questione morale poi si ingeneri, no, il germe dell'antipolitica e tutte le sue conseguenze. Ma la mia curiosità è questa: se in Italia, appunto, ne abbiamo parlato finora, i prodromi che portano, no, poi a costruire la narrazione politica degli ultimi 30 anni possono risalire a Mani Pulite, agli ultimi scampoli degli anni 80, quello che è venuto dopo. La cosa invece più curiosa è che in fondo poi la stagione dell'antipolitica, come un contagio, si propaga in tutta Europa, non solo l'Italia ha il populismo, ha appunto il distacco dai partiti tradizionali, la crisi di un sistema democratico, ma qualcosa di simile piano piano lo troviamo anche altrove, lo troviamo anche, e sono i casi appunto più contemporanei, perfino in quelle democrazie così apparentemente cristalline, no, come quella della Gran Bretagna, ma perfino negli Stati Uniti a un certo punto con Trump possiamo dire che la stagione dell'antipolitica entra a pieno titolo dentro la narrazione pubblica. Secondo lei perché succede questo? Cioè, possiamo un po' autoassolverci, in fondo non siamo stati soltanto noi italiani per i nostri problemi che lei qui ha così ben raccontato, ma forse era inevitabile, sarebbe successo comunque. Ma guardi, innanzitutto voglio dire che quello che è successo, in quello che è successo, una buona quota di responsabilità hanno gli stessi partiti, perché in poche settimane nel 1993 cambiano segretario tutti i partiti, tutti, e addirittura Martinazzoli scioglie la DC, non so se ricordi il Partito Popolare. Quindi che cosa succede? Invece di affrontare il tema e il problema di come, vabbè, ora c'è queste cose che non vanno benissimo, la magistratura, come si dice, faccia il suo corso, però noi mettiamo in campo una cosa diversa. Invece ciascuno pensa a salvare se stesso. Guardi, allora si rompe il rapporto, la continuità generazionale nei partiti.
perché poiché non ci si occupa più del partito, ma si occupa di se stessi, non ci si preoccupa di, come dire, di formare nuove leve all'interno dei partiti politici. E la rottura avviene quegli anni lì. Quindi allora c'è una responsabilità rilevante dei dirigenti politici dell'epoca che non colsero che quello poteva essere un'occasione per rimettere in campo uno sforzo nuovo di quasi di ristrutturazione complessiva del sistema politico. Ma non, ognuno pensava a salvare se stesso e basta, era questa la questione. Io ricordo che in Francia ci furono del mensal, chiamavano le mani sporche, una campagna di questo tipo. Naturalmente la cosa aveva dimensioni talmente grandi, talmente rilevanti, che è inevitabile che Francia, Germania, Spagna, i paesi più vicini a noi interessati, e anche la Gran Bretagna, che l'ha ricordato, se non ricordo male, perché andate via la voce per un attimo, lì citava la Gran Bretagna forse, esatto. Lì ci fu una commissione proprio della Camera dei Comuni sulle questioni della corruzione, sì, questo ci fu. Devo dire che da noi poi c'è un fenomeno attuale, però non da allora, molto singolare. Ogni denuncia, anche se poi alla fine viene fuori che non c'è nulla, tutti quanti assolti, eccetera, ha sui mezzi di comunicazione un enorme rilievo e si fa vedere quella persona che ha avuto un avviso di garanzia come se fosse una colpevole, cosa che non accade, per quello che ho potuto verificare, in altri paesi. Questo è un problema specificamente nostro, devo dire. E capisco che poi c'è la concorrenza, bisogna vendere i giornali, ci manca nessuno di noi, Orsolina, quindi lo sappiamo benissimo. Ma sta di fatto che una regola, insomma, in questo bisogna trovarla, perché la reputazione delle persone non è in mano al procuratore pubblica, è in mano ai mezzi di comunicazione. E lei sa benissimo, insomma, da professionista qual è, che questo è un problema. Sta di fatto che è un problema che però va affrontato non con le leggi, guardi, va affrontato con un'intesa. Fino a parecchi anni, fino a 20 anni fa, se c'era una violenza su una ragazza, di quel ragazzo c'era la fotografia, l'indirizzo, il nome, cognome e l'età. Certo. Adesso non lo fa nessuno. Non lo fa più nessuno, perché mica c'è una legge. Perché è diventato, come dire, una questione di etica professionale. Ecco, mi chiedo se non si può cominciare a mettere in piedi un'etica professionale anche per quanto riguarda la reputazione delle persone. Perché questo credo che sia un punto abbastanza di civiltà, ecco, se mi permette. Lei tocca un punto centrale, e perché credo come lei che sia non tanto una questione legata al vendere copie di giornali, no? Probabilmente anche, ma un po' semplifica la complessità che c'è dietro quell'approccio giornalistico che ha caratterizzato tra l'altro una stagione lunga anche rispetto al modo di fare informazione, poi anche lì con delle degenerazioni pesantissime. Ricordiamoci gli anni del dossieraggio, no? Che sono di una decina di anni fa, quando sono rovinate carriere, lì non c'erano neppure inchieste giudiziarie in corso, spesso e volentieri, ma un mero uso dossieristico dell'informazione per perseguire altri scopi. Quindi davvero una degenerazione che va ben oltre qualsiasi tipo di questione etica o deontologica. Il tema credo che però sia in forme meno gravi di quella, quindi anche qui abbiamo sfumature diverse, davvero culturale. Cioè, quindi da un lato deontologico e la necessità di darsi regole deontologiche più stringenti, perché queste hanno cambiato moltissimo anche l'approccio dell'informazione rispetto ad alcuni temi, e il suo esempio era perfettamente calzante, no? Come venivano raccontate le violenze sessuali o le violenze sui bambini, tutte le questioni legate all'infanzia, nei giornali fino a non troppi anni fa, e come delle regole deontologiche chiare abbiano cambiato radicalmente il modo di fare informazione, e quindi inevitabilmente anche l'impatto sull'opinione pubblica, perché poi il punto centrale è che oggi, se un giornale mettesse la foto di un bambino abusato in prima pagina, 20 anni fa probabilmente l'opinione pubblica avrebbe avuto lo stesso raccapriccio di oggi, ma non si sarebbe scandalizzata perché era normale. Se sì, accadesse oggi una cosa del genere, i lettori, i cittadini denuncerebbero quel giornale. Cioè, il giornale non lo può fare perché c'è un'opinione pubblica disabituata a quel tipo di informazione, che quindi si ribella e si rivolta di fronte a un tipo di informazione del genere. Questo per dire che è davvero anche un approccio culturale che va cambiato. E che sicuramente ha contribuito
a un clima di disaffezione, di mancanza di fiducia, per parlare, per tornare alle parole dell'inizio. Ci avviciniamo piano piano agli ultimi minuti della nostra chiacchierata e vorrei chiudere appunto con la questione del rispetto, ma c'è ancora un aspetto che vorrei prima toccare con lei, che è legato al ruolo della sinistra contemporanea rispetto a tutto questo vuoto, perché poi parliamo di un vuoto generato dalla sfiducia, poi dall'antipolitica, poi dall'assenza della questione morale, no? Dall'indifferenza, anzi, rispetto alla questione morale. Ecco, la sensazione è che la sinistra si sia posta, parliamo degli ultimi 10 anni, come il tentativo di diventare un partito di garanzia rispetto alla stabilità, anche la stabilità di governo, quindi un partito che viene definito dai giornalisti, con un po' di semplificazione inevitabile, come governista, e che si fosse posto anche degli obiettivi, appunto, da questo punto di vista alti, quindi stabilità, non indifferenza alla questione morale, governismo in senso di fattibilità, di garanzia di determinati equilibri, determinate fonti di stabilità. Eppure oggi ci troviamo di fronte a un PD che, dopo la sconfitta elettorale, sembra davvero in cerca di una nuova visione, come se appunto questi ultimi 10 anni avessero in realtà sfaldato, no? un senso di coesione interna, un senso di coesione anche culturale dentro il partito. Secondo lei perché è successo tutto questo? In fondo, in quel grande vuoto che lei ha descritto così bene, perché di grande vuoto parliamo, il PD avrebbe potuto creare una struttura più solida anche rispetto all'anima e la visione che il partito si doveva trovare. Perché questo non è riuscito? Perché gli elettori, tra l'altro, non l'hanno capito, ma evidentemente non l'hanno capito perché non è riuscito a monte il progetto e si è appiattito un po'. Ma io vorrei partire da due punti. Noi siamo adesso in Italia, stiamo vivendo una fase di enorme interesse, nel senso che c'è una dirigente politica che sta costruendo per la prima volta in Italia un partito conservatore, Elisa con la Meloni, che non abbia radici fasciste, che non sia regionale e che non abbia, come dire, velleità liberal-mercantili tipo Forza Italia. Cioè, un partito conservatore moderno. Io spero che ci riesca, anche se non è il mio partito, naturalmente. Io spero che ci riesca, perché prima, come dire, mette una questione centrale, importante, liberarsi di scorie del passato e guardare al futuro. E questo potrebbe aiutare dall'altra parte a capire gli altri che o fai un partito democratico come si deve, va bene, oppure sparisci dalla geopolitica nazionale. Ma perché questo accade? Io vedo tre questioni di fondo. Primo, innanzitutto tenga presente che in Italia viene sempre punito chi è al governo. Dal 94 in poi non è mai stato confermato un governo. E tutti coloro che erano all'opposizione sono stati premiati, sinistra, destra, così. Questa volta è stata premiata chi era l'unica che era all'opposizione, è stata premiata, no? Quindi questo è un po' lo scontento realizza nei confronti, cioè si polarizza su chi ha governato e avvantaggia gli altri. Questo è il primo motivo. Quindi è in corso di formazione questo nuovo partito. Dall'altra parte cosa accade? Accade che il PD ha vinto le elezioni amministrative, prima delle elezioni politiche. Poi ha perso meno voti di tutti quanti gli altri. Meno voti della Lega, meno voti di Berlusconi. 3 milioni, 6 milioni quelli, 600 mila mi pare, 800 mila il PD. Ha preso leggermente di più dell'altra volta, di 5 anni fa, di 4 anni e mezzo fa. Sì. Allora, dove sta? Io questa cosa l'ho anche scritto, ma dove sta dove sta il male? Ma si pensava che da soli si poteva vincere, qualcuno pensava che il PD potesse vincere le elezioni andando da solo con gli altri che erano tre insieme. Ma era impossibile. E quindi io non ho capito, primo, la decisione diretta di autodistruggersi. Francamente non ho capito bene qual era la razza di questa cosa. E qualcuno pensava, ripeto, che quel partito avrebbe vinto da solo,
che avrebbe, abbiamo preso una percentuale maggiore dell'altra volta. Non siamo, siamo stati 0,30 centesimi sotto il 20% che ci dava. Vabbè, allora tu ti dimetti, vai al congresso per il 0,30% in meno. Ecco, qui credo che sia stata, come dire, una stanchezza senza dubbio, una delusione, su questo non c'è dubbio. Ma c'è stata anche un'altra cosa. L'idea, come dire, che se le cose non vanno così bene come pensi, sia colpa tua. Sono anche condizioni oggettive in cui non potevi fare diversamente. Scusi, Calenda, prima si fa legge al Parlamento europeo e poi si presenta contro il PD a Roma alle elezioni. Vabbè. Poi fa un patto con Letta, con Enrico Letta, lo firma, lo sottoscrive, gli bacia la guancia e dopo se ne va. Insomma, è chiaro che quando hai a che fare con questo tipo di personaggi è abbastanza difficile fare un'alleanza. No, d'altra parte, io credo che, se mi permette, forse un errore è stato quello di giocare tutto sul passato, su Draghi. Guardi, i cittadini non votano mai sul passato, si vota sempre il futuro. Non vota mai su ieri, si vota su domani. E vabbè, come dire, incendiamo i turiboli davanti a Draghi, però poi bisogna guardare avanti. Certo. E questo è un punto delicatissimo, insomma, che non è stato, secondo me, giocato. Poi, ultimo dato sul quale mi permetto di chiamare l'attenzione: i diritti sociali sono scomparsi dall'orizzonte di questo partito. Sono solo i diritti individuali. Altri sono desideri che molto spesso diventano ambizioni e poi diventano diritti. Ma guardate, un partito di sinistra o si batte per il conflitto sociale e per i diritti sociali, oppure non ha senso che esista. Ci penso di liberare sui diritti individuali, mica ci deve essere la sinistra. Beh, ci passa la sinistra se vuole, ma insomma, il punto di fondo, fondamentale, sono i grandi diritti sociali. Ma oggi si parla più di casa, lavoro, formazione, istruzione, questa è salute. Ma questo complesso di dati, secondo me, sono essenziali se si vuole ricostruire un partito di sinistra. E comunque io spero che l'impegno che sta mettendo l'attuale Presidente del Consiglio nel costruire il suo partito possa anche far capire agli altri che è il momento di mettere da parte le divisioni e costruire, ma non come mero, come dire, agglutinamento di soggetti, insomma, ma con 4-5 idee chiave per il futuro. E poi mi permette una cosa. Ma invece di stare a discutere quando fare il congresso alla data, non si possono prendere i parlamentari e mandarli a fare il lavoro dei collegi? Perché i parlamentari, essendo stati eletti, sono quelli più legittimati a parlare con i cittadini. E vanno a parlare. Certo, se io sono di Busto Sizio e mi hanno candidato a Reggio Calabria, è chiaro che è difficile. Però ti sei fatto candidare, certo, ho detto, beh, lì lavori. Prima ti devi chiedere per quale motivo non ti hanno candidato nella tua città, e questa è già una domanda che bisogna farsi, no? E in tanti casi non mi sono più dire. E poi però bisogna andare lì, perché se no, bisogna costituire la relazione, quella che parlava di fiducia all'inizio, bisogna ricostruire la relazione di fiducia tra cittadino e forza politica, però il parlamentare è quello che è il tramite di questa fiducia, questa è la mia opinione. E però questo non si è fatto, mi sembra che sia una leggerezza, insomma, non aver pensato a questo aspetto fondamentale, che va bene le agorà, come le chiamano, le grandi piazze di discussione, però oltre ai grandi piazzi ci vogliono gli eletti che vadano a fare i rappresentanti, e quindi che rappresentino, e quindi conoscano, e quindi vadano lì e parlino. Questo io, scusi la lunghezza, questo io trovo. Se io credo, a proposito dei due alleati mancati del Partito Democratico, cioè Calenda e 5 Stelle, che il vero problema fosse che nessuno dei due ha l'ambizione di vincere, lo si vede anche in quello che succede nelle regionali. Questo è un grande tema, no? Quando si parla di politica. Ma non è che, guardi, no, non è tanto questo, è il fatto che ciascuno, quando c'è una mancanza di visione strategica, no? Naturalmente l'alleanza si fa in due, mica la fa uno solo, deve essere d'accordo anche l'altro. E in ogni processo di costruzione dell'alleanza c'è chi alza comunque il prezzo per dire l'hanno fatta sul nostro campo, l'hanno fatta sul nostro terreno, no? E vede, sta giocando questo, Calenda dice una cosa, Conte dice l'altra, sempre sul dato sono io che decido. Perché c'è l'angoscia della notizia che viene sul giornale, che domani il suo giornale o l'altro, o Repubblica o il Corriere, non dica Conte cede, o Letta cede, o Calenda cede, o Renzi cede. Questa è un po' la cosa. E quindi si gioca molto sul quotidiano. E io come cercherei di spingere a me a giocare la settimana, non dico il mese, ma ecco, si abbia una visione un po' meno...
come dire, un po' meno viscerale, meno nevrotica. E la nevrosi aiuta mica la politica. La politica dovrebbe spegnere le nevrosi, invece le accende. Senta, c'è una cosa che mi ha colpito moltissimo da osservatrice a proposito di fiducia. Parliamo di leadership, perché poi è qui che sta tutta la fiducia dentro i partiti e tra i partiti e l'opinione pubblica. Cioè che all'indomani della sconfitta elettorale il segretario del PD si dimette, no, in una conferenza stampa, va bene. E già questo mi è parso che appunto il segretario di un partito non lega la sua presenza in quel partito e la sua leadership in quel partito a una vittoria o una sconfitta, perché la politica è molto di più di una vittoria e una sconfitta, non è una partita di calcio, no? È visione, quindi richiede tempo. Ma la cosa che in realtà mi ha colpito ancora di più è che nessuno nel partito ha, neanche per forma, no, come si fa nei consessi di educati, perfino nelle riunioni di condominio, abbia alzato mano per dire, appunto anche solo per proforma, ma no Enrico, fermati, abbiamo perso insieme, non te ne andare. Invece nessuno si è preoccupato neanche di salvare questa forma apparente, e ho visto molte mani alzate che dicevano, beh, sono pronto a candidarmi io come segretario. Ecco, ovviamente banalizzo e per fare anche una battuta, però il senso poi è un po' questo qui. E quando parliamo di fiducia, di questione morale, di etica dei partiti, beh, qui vedo una grossa mancanza, perché appunto perché non c'è la contezza di che cosa sia una guida dentro un partito, sia da parte di chi fa un passo indietro, sia da parte di chi neppure per educazione prova a dire ma no, non te ne andare, anche solo per farsi rispondere me ne vado. Ma guardi, innanzitutto tutto quello che lei ha detto con grande precisione e certezza, la ringrazio, rivela un meccanismo endopolitico, cioè tutto dentro il circuito. La gente non c'entra. L'idea che un partito debba rappresentare bisogni, interessi, necessità di gente che ha bisogno della politica, perché c'è gente che non ha bisogno, ma c'è gente che ha bisogno. Ora, quella gente che ha bisogno della politica ha bisogno di avere un partito che, come dire, riconosca i suoi diritti, i suoi interessi, di cerca di tutelare, di garantirli. Tutto questo è scomparso dall'orizzonte. E io credo che sia un errore grave chiudere tutto nel circuito endopolitico. Poi vado, lei giustamente dice, sono alzate molte mani di persone che volevano fare il segretario. Il fatto è che la politica è un conflitto di potere senza regole, senza generosità. Non ci sono regole, né c'è generosità. E questo accade a tutti i livelli, a quelli altissimi, quelli medi, quelli bassi. E chi dice una cosa diversa, secondo me, sbaglia, ecco, diciamo, conoscendo un po' dall'interno i meccanismi della politica, sono fatti così per tutti, insomma, non c'è. All'interno, un segretario che ha perso per 0,30 rispetto al sondaggio le elezioni, si dimette, vabbè, ha risolto il problema, no? È colpa sua. E quindi tutti i problemi... Naturalmente non si risolve nessun problema in questo modo, che non è che, scusi, quello che va tra 4 mesi a fare il segretario, cosa deve fare? Che partito rischia di trovarsi nelle mani? Io spero naturalmente che facciano la migliore cosa di questo mondo, ecco. Ma vedo una caporalizzazione della politica, cioè nel senso di costruire il caporale. Certo. Non costruire, guardi, i dirigenti possono essere o capi o padri, o leader o caporali. I capi sono quelli che ordinano, i padri sono quelli che mettono tutti d'accordo, i leader sono quelli che persuadono, i caporali sono quelli che comandano. E questa è la tipologia che è in corso. Ecco, trovo che leader ce ne pochini in giro, ma dappertutto. L'idea che la politica sia l'arte della abbia l'etica della persuasione, non l'etica del comando dentro. Questo è un elemento che è venuto un po' meno, insomma, no? E quindi perciò ci sono capi, ma non ci sono leader. E soprattutto la politica non si misura mai sulle vittorie e sulle sconfitte, altrimenti... È un termometro, però devi ragionarci su, insomma. Non, se pigli 4-5 sconfitte di seguito, è un problema. Sì. devi avere pazienza. È faticosissima costruzione giorno dopo giorno, e attorno alle catene del rispetto, della fiducia, del riconoscimento dei diritti,
Guardi, 30 secondi. Tempo fa, non questa legislatura, la scorsa, anzi l'altra ancora, vennero dei giovani deputati di una forza politica non mia a dire: ma senta, Presidente, lei è stato in Parlamento tanti anni, ha fatto tante esperienze, ci spiega a noi che cosa manca? Persone, ragazzi per bene, giovani insieme parlamentari. Io dissi una cosa che può sembrare un po' retorica, però se scendiamo dentro, se accorgiamo che non è, se voi non conoscete il dolore della gente, e guardi, fare politica vuol dire conoscere il dolore delle persone, vuol dire che quando vai per le strade, quando vai per i mercati, fai il tuo lavoro, la gente ti avvicina e dice che non c'è soldi per curare per mandare all'università la figlia, non c'è soldi per curare la moglie o il marito, ma non è che voglio i soldi da te, vuole condividere un dolore. E la politica è anche questo, quello lì non deve sentirsi solo, deve sentire che uno ha capito che lui sta soffrendo in quel momento. E devo dire che ecco, questa dimensione umana della politica è obnubilata dalle vicende che sono tutte quante all'interno del circuito politico. Scusi, gli ultimi partiti dove sono nati? Dalla società, ma neanche per idea, per frammentazione dei partiti. Non che ci fosse una domanda, una spinta, come dire, di parte del mondo italiano che chiedeva che a gran voce Calenda facesse un partito o che Toti ne facesse un altro. Esatto. Sono fratture endopolitiche. Sono nati da sentimenti popolari, cioè mediati, da pensieri filosofici. Domanda conflitti e rappresentanza, no? Certo. E la domanda forse c'è, il conflitto manca, la rappresentanza non ne parliamo. Mi piace molto questo senso dell'empatia in politica, non vorrei sentire il dolore degli altri, è esattamente questo, cioè avere empatia rispetto al prossimo. Senta, per chiudere, perché abbiamo veramente quasi superato il tempo, le faccio una domanda che ci gira un nostro lettore, anzi ascoltatore, io scusate, dico lettore per abitudine. E gliela leggo, ma è in scia con quanto ci siamo detti finora. Ci chiede se è possibile, anzi se occorre, se è necessario ragionare sulla giustizia in un senso più umano. Ecco, credo che sia una buona domanda per chiudere, proprio perché l'umanità nella giustizia, no, ci riporta anche un po' alla questione dell'empatia e del rispetto. Ma guardi, il dottore c'è prima del rispetto. Una giustizia che innanzitutto rispetti le persone. Secondo, la giustizia che dia una chance alle persone, si paghi quello che si deve pagare, poi però devi dare sempre una parte, uno sforzo di riconciliazione correo ci deve essere. C'è una parola bellissima della Bibbia, la sedaka è la riconciliazione, la ricostruire il legame spezzato. Guardi, molti terroristi, scontata la pena, hanno chiesto un rapporto con le famiglie delle vittime perché hanno capito cosa avevano combinato. Quindi questa è la giustizia umana, no? La giustizia che rispetta, che si paga quello che si deve pagare, no? Non c'è, però poi si ricostruisce, perché la giustizia senza umanità lacera, non cuce, e una giustizia umana ricuce. Ripeto, senza sconti, si paga quello che si deve pagare, però dando la possibilità che tu cambi. Io non sono cattolico, ma dai cattolici ho imparato questo, che le persone possono cambiare. E che tu devi aiutare a cambiare in positivo. E lo Stato deve fare questo, non è che chiudi una cella e butta la chiave per 20 anni, per 30 anni. Questa vicenda del ragazzo ostativo è una vicenda emblematica dal punto di vista dei valori umani. Certo. Cioè, stiamo parlando di qualcuno, oggi è il 2022, che nel 2052, cioè tra 30 anni, 2052, deve provare di non avere rapporti con la criminalità organizzata. Nel frattempo sono tutti morti i suoi, credo, o chissà dove sono finiti i suoi legami, i suoi rapporti. E tutta una serie di... Beh, per fortuna la legge che vogliono fare è migliore, è quella che è stata fatta con decreto legge, è migliore perché elimina l'ostacolo che prima c'era. Però ecco, bisogna tener conto anche che è giusto pagare, ci mancherebbe altro. Però poi devi sempre offrire una via d'uscita alle persone. La possibilità di misurarsi sul futuro. Sì, io so che non devo uscire mai, ma io l'ho uccisa quella persona. Quello ho ucciso, però io ho ucciso lui. E questo non è umano. Insomma.
Beh, credo che l'idea della via d'uscita, dell'avere una via d'uscita, cioè il senso della possibilità, no? Poi sia quello Certo, che una chance, davvero certo, per tutti. è fondante anche rispetto alla questione del rispetto, Ah, di io sono, come sì, ci assolutamente convinto, sì. Beh, noi siamo arrivati alla fine della chiacchierata, io farei vedere il suo libro perché non l'ho ancora fatto vedere, Senza vendette. In dialogo Luciano Violante e Stefano Folli, e a questo punto la ringrazio, io ho imparato molto, quindi grazie, grazie di Ma cuore. direttrice, so che queste sono le terribili per chi dirige un giornale, quindi la ringrazio Adesso per partecipare guardare le pagine. in modo così vibrante. Grazie. E buona serata a tutti. Arrivederci. A presto, buona serata a tutti.